dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con i 12 si alzò in piedi e a voce alta parlò così: sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore di Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Al dire queste cose si sentirono di affliggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole prendeva testimonianza e ne esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio.
va attraverso di me sarà salvato, e entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non deve se non deve fare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. La porta che vigila
mattina erano stati, cercano per dire parte di pagare se fosse andato in ritardo, se sì, uscito adesso come sono i genitori con i figli, no? Non sono ancora adolescente. Mi raccomando alle 10 per vedere in casa, quindi sono io con l'orologio a vedere se è tornato come farò con l'altro. Ma Gesù non è così. Però vuoi dire che tu non hai la sua coscienza, tu devi passare da tutto, devi passare da Cristo. Cosa significa che noi cristiani che Cristo è la tua volontà? Lo devi dire, tutto abbiamo questa fiducia totale. Passiamo attraverso Cristo e viviamo attraverso Cristo. Usciamo con Cristo e viviamo con noi. Questo è vero del cristianesimo, questo è vero dell'immagine di Cristo come buon pastore. Non soltanto come uno che vi guida, non soltanto come uno che ti porta al pastore, ma come uno che è lì al centro della nostra vita. Allora, cosa facciamo il pastore? Grazie a tutti.
diciamo insieme, loda sia la vita al Padre. Loda sia la vita al Padre. Per ogni comunità cristiana, sia il luogo in cui ognuno va a ricevere la voce del Signore che vogliamo, preghiamo. Loda sia la vita al Padre. Per i governanti, favoriscano politiche familiari ed educative che aiutano i giovani a trovare il senso autentico della vita, preghiamo. Per il loro accompagnamento spirituale.
La pace nella
Thank you.